speciale, Giorgio Panariello. Eccolo, buonasera, Giorgio. Buonasera, 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 buonasera. Che fretta c'era, maledetta parrucchiera. Io sapevo con la parrucchiera. Bravo, bravo. Sì, buonasera, sì, ma che bel pubblico che hai. Hai visto? Mamma mia. Visto. Meraviglioso. Allora, ma che mi fa fare? Che duetto, fammi fa Pupo, un duetto con Pupo. Su di noi nemmeno una nuvola. La fa volentieri. No. Noi, l'amore una fa. No, no, invece io sono contenta di averti bene. Qui per te. No, io sono contentissimo. E soprattutto, Loretta, tu non sai, veramente, credimi, la gioia che mi dai a vederti qua dopo tanto tempo, dopo tanti anni, ancora in TV con uno show tutto tuo. Guardate che è una roba, vero? 30 anni, lo sai, dal 92. Sì, perché passano gli anni, arrivano nuovi talenti, nuovi personaggi, ma noi siamo ancora qua, ancora pieni di energia, ancora con la voglia di fare. Ma te la senti ancora la musica? Beh, la sento la musica. No, dico, certo. Quando fai le canzoni che canti così sotto, la musica la senti ancora bene? Eh sì, mica sono sorda. No, no, così per sapere. Sì, no, no, la sento. No, no, ma mi fa piacere. No, fa piacere. Certo. No, allora, sento. No, perché? 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 Perché il mondo è cambiato. Adesso ci sono, non c'è solo la Rai 1, 2, 3, ci sono le piattaforme, ci sono i decoder, esatto. Sky, Netflix, ma noi eccoci ancora qua imperterriti a fare lo show. Ma il gobbo lo vedi ancora bene te? Cioè, da qui il gobbo lo vedi? No, perché io mi sembra te l'hanno fatto bello grosso. No, guarda, io mi sono operata 2 anni fa e vedo benissimo da lontano e mi sono lasciata 2 gradi di miopia al sinistro per vederci bene. Brava, anche hai fatto bene. Io se non ho gli occhiali non vedo nulla. Allora, ci sono delle nuove forme di espressione, no? Le piattaforme, i web, i podcast, il metaverso, ma per fare lo show c'è ancora bisogno di questo, di questa scenografia piena di palle, come vedi. C'è uno studio come questo, telecamere come quelle che ci stanno inquadrando e un pubblico come questo. C'è ancora bisogno del pubblico. No, 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 i followers. Lo show non ha bisogno ancora di Loretta Goggi, ma che è la Ferragni? A cosa servono tutti questi follower? Non servono a nulla tutti questi follower. Loretta, Gesù di follower ne aveva 12, è andato avanti benissimo lo stesso, fra cui un hater, ecco, pensa quello, te. Fra cui un hater, quindi... Loretta, c'è una frase del Gattopardo, perché noi si va avanti, si pensa sempre a quello che verrà dopo di noi. C'è una frase del Gattopardo che dice: tutto deve cambiare perché nulla cambi. Perché noi sentiamo sempre parlare di questo futuro, del futuro, ma tutto questo futuro che ci avevano promesso. Io vengo un po' più avanti per essere più vicino a voi, spero di non inciampare e battere la fascia proprio. Qua sto bene, vicino alla gente. Col pubblico vicino, a me mi garba, eccetera. No, si dice questo futuro, ma nel 69 siamo andati sulla Luna. Io avevo 9 anni, pensa te, avevo 9 anni, siamo andati sulla Luna. Che io pensavo, ma se nel 69 siamo andati sulla Luna, chissà nel 2000 dove saremo, no? C'erano i film come 2001, Odissea nello spazio. Blade Runner, ci facevano vedere le macchine volanti che entravano direttamente dentro la casa. Si è ancora visto niente di tutto questo? Ma che? Al massimo siamo arrivati ora alle macchine che si guidano da sé. Hai visto, no? Google ci ha provato, però insomma non avranno mai successo, perché una macchina che si guida da sé, senza guidatore, le mogli a chi rompono tutto il percorso. Oh, hai visto? Frena.
frena, frenaci rosso, frenaci rosso, frena, frenaci rosso, frena, frena, frena. Frenano loro col piedino, no? Come pensano sia tipo la scuola guida che c'è il freno di là. Frena, frenaci rosso, frena, frenaci rosso, frena. Parti c'è il verde, parti c'è il verde, parti. C'è il verde, ci sono tutti, guarda che figura. Parti c'è il verde, parti c'è il verde. Ora ripiglia il cavalcavia a sinistra, c'è il vialone. Piglia il cavalcavia a sinistra, c'è il vialone a sinistra. Piglia il cavalcavia, è passato sotto, via. Lo sapevo ora io, guarda che lavoro. Alla rotonda va a sinistra. Alla rotonda, ora piglia a sinistra. Alla rotonda va a sinistra, è andata a destra, via. Ora dove siamo? Dove siamo? Siamo ancora nel garage, amore. Siamo ancora. Come s'apre il portellone si parte. Le macchine volanti. Le uniche volanti che abbiamo visto fino ad oggi sono quelle della polizia stradale sull'autostrada. Hai visto? Che loro la fanno apposta, no? Le vediamo da lontano, loro vanno a 40 e noi dietro a 40, hai visto? Loro vanno a sinistra e non a sinistra. Loro vanno a destra e noi dietro a destra. Sembra la safety car della Formula 1, no? No, no. Capito? Io una volta sono andata dietro a un poliziotto che smontava, tornava a casa, io... C'era Natale, mi ha detto, vieni a mangiare una fetta di panettone ormai a casa, già che ci sei. Perché non ci azzardiamo a sorpassare. Poi a un certo punto c'è quello che dice, no, aspetta un attimo, non vorrei che adesso lui pensa che se io sto dietro e non lo sorpasso, c'ho qualcosa da nascondere. Allora azzardano il sorpasso. Il sorpasso alla pattuglia della stradale può durare dai 30 ai 40 minuti. Perché, visto, no? Giubbotto fosforescente, doppia cintura, no? Si abbassa anche la radio delle volte ogni che abbassa il cantante. No, ma l'espressione... Come per dire, no, io passo perché mi spinga andare dietro, se no io... No, aspetta, e quando siamo al telefonino in macchina, vediamo la paletta, boom, via il telefonino, tiriamo dopo! Chiamo dopo, c'è la polizia! Chiamo dopo! Poliziotto dice, ferma quel deficiente e parla col poggiatesta, fermalo. È ubriaco, fermo. Il futuro, no, ma io mi immaginavo un altro futuro. Ma ci hanno parlato del teletrasporto, ragazzi. Ma vi ricordate Star Trek, c'era il teletrasporto? Io mi ci vedevo già con la tutina attillata come Achille Lauro al Festival di Sanremo, capito? Che apparivo e sparivo come fanno i politici ora, no? Spariscono da una parte e riappaiono da quell'altra, no? Capito? Quante volte non si è mai visto questo teletrasporto, ragazzi, fila nella tangenziale a ore sulla corda anulare, ci vorrebbe questo teletrasporto, io ci credevo, capito? Dopo aver visto incontri ravvicinati del terzo tipo, io pensavo, ma guardate che un giorno potremmo abbracciare gente che viene da così lontano. Per ora non si è ancora visto. Si è visto ancora qualcuno? Ma fanno bene, fanno benissimo, perché penseranno. Ma se a questi gli stanno sulle palle gli extracomunitari, pensa te... No! Ma poi... Se dovessero atterrare in Italia, io mi immagino, chi ci va a riceverli? Chi ci va? Chi ci va? Matteo Renzi ci va? Appena li vede, shock, first reaction, shock, fa così. Questi girano, rimanzo un mate. Chi ci va? Salvini sul monte, ce lo vedo, con la felpa, con scritto pianeta Terra qua davanti. Si viene noi, state tranquilli, si viene noi. Forza. Ma io speravo davvero che un giorno avremmo comunicato con popoli distanti anni luce da noi. Invece siamo ancora qui, che non si parla con quello che è nell'ascensore, non ci si parla al ristorante. Alle volte avete visto i nostri ragazzi, no? Vanno al ristorante col telefonino, guardano il telefonino, non si parlano a ore. Che io infatti all'inizio pensavo che si parlassero così, no? Tipo passami il sale, sai? Questa gli è garbata, ho visto che ha riso, su questa sta tutta la sera così, ora questa gli è garbata. Perché noi siamo sempre col naso, mi ci metto per primo io, siamo sempre col naso sul cellulare. No, io faccio molti viaggi in treno, nessuno guarda più il panorama, tutti con la testa o quel cellulare. Ormai il cellulare è diventato un parente, no? Infatti quando si scarica si dice, m'è morto.
si guarda il telefonino per qualsiasi cosa. In continuazione, ci sarà traffico? Guardiamo su internet. Si mangerà bene in quel ristorante? Si guarda su internet. Pioverà? Si guarda su internet. Ci sarà un bel film al cinema? Guardiamo su internet. C'è un incidente sull'autostrada? Sì, si è fatto noi a forza di guardare su. Tanto per dire due.